Mercedes quest'anno al Salone, alla Fiera di Padova delle Auto d'Epoca, ha portato tante automobili. Non poteva mancare l'Ali De Gabbiano che vedete dietro le mie spalle, ma anche una sorta di legame tra quelle che sono le macchine del passato con le macchine di oggi, per far capire che la filosofia costruttiva del posizionamento di queste automobili è sempre la stessa, è sempre la medesima. È la tecnologia che cambia, sono le esigenze del mercato, ma la passione che c'è dietro la costruzione di queste automobili e la passione che c'è nei clienti nell'acquisto di queste automobili è sempre la medesima. Quindi partiamo dai primi anni 50, quando Mercedes, dopo la guerra, introduce una supersportiva che era figlia del proprio impegno nella Formula 1 di quell'epoca, in cui dominava i campionati, un po' come sta succedendo adesso. Mercedes lancia una supersportiva con una soluzione tecnica incredibile per l'epoca, con le ali di gabbiano, che aveva una forte connotazione pratica, perché in questo modo si riusciva a fare una macchina che fosse, dal punto di vista della rigidezza torsionale, particolarmente efficace, con un telaio fatto a tralicci. 300 SL ali di gabbiano del 1954, una supercar di quei tempi, caratterizzata da queste porte che si aprono in questo modo così affascinante, ma da tecnologie e prestazioni incredibili per l'epoca. 215 cavalli, iniezione diretta di benzina, telaio a tralicci, una macchina derivata dall'esperienza delle corse in cui Mercedes, come oggi, stravinceva in Formula 1. Questa automobile è stata affiancata nel 1955 dalla versione completamente scoperta, dalla 300 Roadster. Entrambe queste automobili sono passate alla storia non soltanto per le portiere, ma per il fatto che hanno introdotto per prime il motore a benzina di iniezione diretta, che oggi è normale in tutte le auto, ma nei primi anni 50 era veramente un elemento pregevole di tecnologia. Dopo tanti anni Mercedes, passati gli anni 2000, ha reintrodotto un ali di gabbiano, l'SLS, che vedete al mio sfondo. Ed oggi Mercedes produce la sua vettura più sportiva, che è la AMG GT, in varie versioni, tra cui una versione coupé e una versione roadster, esattamente come la SL degli anni 50. Ed oggi AMG si sta affacciando al futuro, perché sta introducendo l'ibridazione delle sue macchine, ma non un'ibridazione, non un'elettrificazione che va ad alterare quella che è la passione, la bellezza di guidare una macchina. Ha lanciato la Project One. Di che si tratta questa auto? In realtà è una supercar, anzi un hypercar, che ha il motore della Formula 1, quindi un motore piccolo ma potentissimo, 1600 centimetri cubici con 1000 cavalli, pensate. Quindi lo stesso motore che equipaggia la Formula 1 di Hamilton, montato su questa supercar, accoppiato a dei motori elettrici, esattamente come avviene in Formula 1, perché la Formula 1 vince la Formula 1 di Mercedes anche per la sua tecnologia ibrida, che funziona particolarmente. E quest'anno qui a Padova non soltanto abbiamo portato le nostre supercar, ma festeggiamo anche i 50 anni di AMG. AMG è il nostro marchio sportivo che raggruppa tutte le automobili di grandissime, di alte prestazioni. Beh, questa è una grande tradizione, perché è nato ben 50 anni fa, quando AMG infatti significa Aufrecht Melker Grossaspach. I primi due nomi sono i due fondatori, il terzo nome è il luogo dove è stata fondata questa azienda, che è nata per... Erano degli ingegneri del reparto ricerca e sviluppo dei motori da corsa di Mercedes-Benz, che fortemente appassionati nel momento in cui Mercedes-Benz stava un po' abbandonando il mondo delle corse, decisero di continuare ad investire, a lavorare per elaborare e costruire delle macchine sportive. E da lì ci sono state delle importanti vittorie, con una 300 SEL rossa 6.8, e da lì è nata la storia. Prima si è partiti da un garage e questa azienda è diventata sempre più grossa, fino a che nel 1993 è entrata ufficialmente in cooperazione con Mercedes,
con la produzione di alcune vetture che sono entrate a listino, e nel 99 è entrata nel capitale ed oggi è uno dei marchi di Mercedes-Benz, quindi un elemento portante della strategia di posizionamento e della strategia commerciale di Mercedes-Benz. Qui abbiamo portato varie automobili, varie AMG del passato. La prima, una 190 del 1987, che è stata uno dei primi modelli sulla quale AMG ha cominciato a lavorare con un motore 6 cilindri, una sorta di erede dell'attuale C43, che sta avendo molto successo sul mercato. 190 e 3.2 AMG del 1987. Nella lunga storia di AMG, nei 50 anni, perché è nata negli anni 60 questo marchio, questa macchina è importante perché è stata una delle prime autovetture che è stata introdotta in Italia, è stata venduta normalmente in Italia. Questa macchina è stata realizzata sulla base della 190, del motore 6 cilindri della 190 portato a 3.2 con una potenza di 245 cavalli che per l'epoca portavano questa macchina nell'Olimpo delle supercar. Questa automobile è un po' la prefigurazione di quello che oggi è un elemento importante di AMG. Le varianti 43, quindi le motorizzazioni 6 cilindri di AMG, traggono la propria origine dalla macchina che vedete alle mie spalle. E poi altre automobili, tra cui una CLK Black Series di pochi anni fa, del 2008, e delle altre automobili che rappresentano un po' quella che è stata la storia di questo marchio di ultrasportivo di Mercedes-Benz. La CLK 63 AMG Black Series è un modello molto particolare perché sotto il nome Black Series si nascondono le versioni più estreme di AMG, quasi una sorta di AMG di AMG. Che cosa significa? Sono delle varianti che vengono portate ai livelli più estremi di prestazioni, sia dal punto di vista telaistico che sia dal punto di vista motoristico. Di questa macchina si sono fregiate del brand, del nome Black Series, soltanto poche AMG e probabilmente continueranno anche nel futuro. Questa macchina con 507 cavalli sulla carrozzeria della CLK degli anni 2000 aveva un rapporto peso-potenza incredibile che le permettevano di raggiungere un'accelerazione 0-100 in soli 4,3 secondi. SLS AMG, quasi 60 anni dopo la 300 SL Ali di Gabbiano del 1954, Mercedes reintroduce questa tecnologia, questa tipologia di carrozzeria con le porte che si aprono ad Ali di Gabbiano e le introduce su una macchina particolarmente moderna con un motore 8 cilindri con potenza oltre 500 cavalli, una supercar che è entrata già oggi nella leggenda. La 300 SL Roadster del 1955 è l'evoluzione della 300 SL Ali di Gabbiano, con una carrozzeria completamente aperta, due posti, e questa macchina che vedete alle mie spalle non è una macchina normale, ma è uno dei primissimi prototipi con delle piccoli dettagli, con delle caratteristiche che la differenziano da tutte le automobili della produzione di serie, ed è una macchina di una particolare eleganza e molto più confortevole rispetto alla sua progenitrice di qualche anno prima, ma con le stesse dotazioni tecniche che ne fanno una vettura estremamente veloce, una supercar di quei tempi. E con la GTC Roadster del 2017 siamo arrivati ai giorni nostri, ma il percorso, c'è una logica che unisce questa automobile con le grandi supercar Mercedes degli anni 50. Perché la filosofia costruttiva di design di queste automobili non è quella di guardare tanto al passato. Ci sono dei richiami subdoli, minimi, che fanno capire che questa auto ha dei legami col passato, ma è proiettata fortemente verso la modernità. Questa automobile ha prestazioni incredibili, un motore V8 da 4 litri e 585 cavalli che assicurano delle prestazioni incredibili nella massima sicurezza. Con la A45 AMG siamo ai giorni nostri. Qui alle mie spalle vedete l'Edition 50, quindi un'edizione celebrativa per i 50 anni di AMG. Questa macchina è stata per Mercedes e per AMG una vera e propria rivoluzione. Una rivoluzione non soltanto per lo stile, ma per il fatto che AMG è per la prima volta entrata nell'ambito dei motori 4 cilindri 2 litri, ma c'entrata come meritava che c'entrasse AMG,
con un motore 2 litri con 380 cavalli. Il motore più potente, con la potenza specifica più elevata disponibile sul mercato, con una potenza specifica che fino a quel momento era relegata al mondo delle motociclette, e abbassando notevolmente l'ingresso e la platea di clienti AMG che sono diventati l'anno scorso in Italia più di 1000.